L'itinerario di oggi è un itinerario particolarmente adatto per il periodo dell'autunno. Andiamo in direzione Mantova. La nostra prima tappa è la città di Mantova, una perla del Rinascimento italiano, la città residenza dei Gonzaga, una città che sembra quasi incorniciata dalle acque del fiume Mincio, che in alcuni punti addirittura si allarga fino a formare quelli che sembrano dei laghi. Io vi consiglio di fermarvi innanzitutto nella bella Piazza delle Erbe per un caffè e per una visita alla gastronomia Scarabelli, dove potete acquistare ogni genere di bontà, dalle mostarde, che qui ci sono di tutti i tipi, ai salumi tipici, alla pasta ripiena, alle torte tipiche della zona, che sono soprattutto la torta delle rose e la sbrisolona. Da Piazza delle Erbe, con una passeggiata di pochi minuti, arrivate a Palazzo Ducale, noto come la Reggia dei Gonzaga, uno dei principali edifici della città. Tutti ricordano del Palazzo Ducale la famosa Camera degli Sposi, che è stata riaperta dopo il terremoto e che è un capolavoro assoluto del Rinascimento, opera di Mantegna nel 1300. Il Palazzo Ducale è stato prima la residenza ufficiale dei signori di Mantova, i Bonacolsi, e poi è diventata appunto la residenza principale dei Gonzaga, che erano all'epoca dei Marchesi, e poi sono diventati i duchi della città. Il Gonzaga, che dominava al momento la città, con la moglie, i figli e gli ospiti, vivevano a palazzo. Questo bellissimo Palazzo Ducale, appunto. Durante il periodo di Maria Teresa d'Austria, poi, è diventato addirittura un palazzo reale. Ogni duca ha aggiunto un'ala al palazzo e ha voluto anche portare dentro la sua collezione d'arte. Quindi il risultato è un'area gigantesca che rende questo Palazzo Ducale una delle regge più estese che ci siano in Europa. Per visitare tutto Palazzo Ducale vi ci vorrà almeno un'ora e mezza e oltre alla famosa Camera degli Sposi vi raccomando di andare a vedere la Sala degli Specchi, che originariamente era un loggiato, poi è stato chiuso, e soprattutto la Sala dello Zodiaco, che è nella Corte Vecchia del Palazzo Ducale, che ha questo padiglione a volta di 100 metri quadrati che è stato dipinto intorno al 1580, forse un po' più tardi, con questo dipinto di tutti i segni zodiacali, con centralmente la dea Diana su un carro trainato da cani. È veramente un capolavoro. Vi ho consigliato di partire presto la mattina perché così da Palazzo Ducale, se siete degli stacanovisti come me, 20 minuti a piedi arrivate anche a Palazzo Te. E potete visitare anche quello, una villa rinascimentale che si trova nella parte meridionale della città. Palazzo Te è stato costruito dal marchese Gonzaga, Federico Gonzaga, a metà del Cinquecento, ed è l'opera del famoso architetto e pittore Giulio Romano. Anche qui ci sono giardini magnifici e delle sale stupende, ma quella che mi è piaciuta di più e che mi ha colpito di più è la Sala dei Giganti. Dopo tutta questa camminata e tutte queste visite di arte, finalmente vi potete premiare con un ristorante super, che è la Basciata di Quistello. Quistello, paesino vicino a Mantova, ospita questo ristorante stellato Michelin, che è un ristorante che ha un'atmosfera estremamente gioiosa, fatto in una maniera molto strana, ricorda un po' un circo con pile di libri, tendaggi, tappeti persiani, candelabri, una serie di oggetti, ma l'insieme è di grandissimo gusto e di estrema piacevolezza. Noi abbiamo mangiato delle buonissime lumache, poi abbiamo assaggiato i classici anolini in brodo di carne e di cappone, buonissimi, poi dei tortelli di zucca favolosi con burro e parmigiano e poi un'anatra croccante tagliata al tavolo. E per finire un gelato alla crema molto buono, fatto al momento. Un indirizzo assolutamente da tenere presente. L'itinerario che vi ho proposto oggi si può fare tranquillamente in un giorno. Potete vedere il Palazzo del Tè, il Palazzo Ducale e poi farvi una bella gita fino a Quistello e andare a mangiare all'ambasciata. E non sbagliate. Però se avete tempo io vi suggerisco di dedicare a Mantova più di una sola giornata, anzi di prendervi un bel weekend lungo
perché non solo la città ha tanto di più da offrire, ma anche e soprattutto i dintorni, ci sono tantissime cittadine veramente carine da visitare, San Benedetto Po, Sabbioneta, e poi in questa stagione troverete i tortelli sul tavolo di ogni ristorante, quindi vale la pena magari di fare una comparazione tra i vari tipi di tortello.